Una giornata dedicata eh, non è una giornata di festa, è una giornata dedicata ai nostri sia caduti sul lavoro, sia invalidi che sono intervenuti alla giornata. Possiamo spiegare ai nostri telespettatori qual è il compito dell'Anmil in Italia? Il compito dell'ANM in Italia innanzitutto è sostenere i nostri associati, provvedere se hanno bisogno, noi eh, li tuteliamo, poi parliamo con l'INA e parliamo con il direttore dell'INA, cerchiamo di essere vicino a loro. Un paese moderno si misura anche dalla capacità di creare e conservare ambienti di lavoro sicuri. Morire sul lavoro, ammalarsi per una causa professionale o restare invalidi o mutilati a seguito di un infortunio sul lavoro non è accettabile in un contesto industriale avanzato. La sicurezza sul lavoro è una priorità e costituisce il banco di prova dell'efficienza di un paese. Sul tema non è accettabile alcun calo di attenzione da parte delle istituzioni e delle forze sociali. Giornate come questa nel ricordare le vittime degli incidenti sul lavoro forniscono l'occasione di riflettere su un dramma che non vede fine. L'attività che oggi si svolge a Venezia, a Venezia oggi c'è la giornata nazionale di tutta l'associazione perché eh, dovete sapere che in tutte le province d'Italia oggi viene celebrata questa uh, ricorrenza. Per cui a Venezia e contemporaneamente in tutte le province italiane è di grande rilievo perché contribuisce a diffondere quella cultura della prevenzione che costituisce la base per la creazione di condizioni di lavoro che prevengano i rischi di incidente. Un tema essenziale in questo senso è quello dell'effettività delle norme. Non è sufficiente dotarsi di una legislazione sofisticata, occorre altresì che essa venga concretamente attuata anche nella disciplina di dettaglio. Con l'occasione rivolgo alle autorità presenti un invito ad adoperarsi affinché i vuoti di legislazione non si traducano in assenza di tutela per i lavoratori e in incertezze applicative per i datori di lavoro. L'attuazione dei provvedimenti sulla sicurezza sul lavoro a partire da quelli che discendono dal testo unico prolungato nel 2008 deve assumere un significato prioritario. Qualsiasi incidente sul lavoro è infatti intollerabile e anche una sola vittima infligge al corpo sociale una ferita non rimarginabile. Con l'auspicio che, che da questa giornata scaturiscono effettivi passi avanti nel concreto miglioramento della sicurezza, ringrazio tutti coloro il cui coinvolgimento ha reso possibile la celebrazione della 66 ⁇ Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul lavoro. Ce lo firma il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'incidente sul lavoro è comunque una piaga che colpisce l'Italia. Cosa si può fare ancora in più per, per risolvere questo problema? Purtroppo è ancora una piaga, ancora dopo, questo è il terzo anno che io partecipo molto volentieri a questa iniziativa e purtroppo eh, dobbiamo, dobbiamo constatare tra l'altro che il 2015 ha avuto anche un segno di tendenza diverso rispetto agli altri anni, soprattutto per le morti sul lavoro, quindi per gli incidenti mortali. Eh, io penso che dovremmo partire dalle politiche per il lavoro, eh, dobbiamo lasciare meno soli gli, i lavoratori nei confronti della parte datoriale, dobbiamo garantire al lavoratore maggiore dignità e mi riferisco in particolare a tutte quelle forme che eh, si sono organizzate nel tempo proprio per lo sfruttamento sistematico dei lavoratori. Penso al caporalato in agricoltura e ci penso non a caso in questi giorni. In commissioni riunite Lavoro e Giustizia si sta proprio eh, diciamo così, portando avanti questo disegno di legge che a breve verrà approvato perché a brevissimo comincia un'altra campagna eh, agricola che è quella per le arance e quindi vogliamo essere pronti eh, a eh, in qualche modo contrastare questo fenomeno che veramente è stato negli ultimi anni estremamente recrudescente. Dopodiché ovviamente i controlli, I controlli eh, sappiamo bene che eh, gli ispettori sono in numero molto inferiore rispetto a quelli che eh, dovrebbero essere, quindi eh, bisogna lavorare sicuramente per garantire, eh, per garantire che tutto quello che deve essere fatto in termini di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro venga fatto. Lo spirito con cui viene organizzata e si svolge questa giornata è quello giusto per una seria riflessione, per un ricordo sicuramente. Eh, che è dovuto a tutti coloro che eh, eh, hanno avuto incidenti sul lavoro, che li hanno resi inabili o, peggio ancora, che eh, hanno sacrificato la loro vita per questo. E poi però è anche un momento in cui eh, dobbiamo eh, fare un po' mh, diciamo così, eh, i conti, i bilanci e guardare avanti, sicuramente. Ed è importante che questa cosa venga fatta tutti insieme eh, in tutta Italia contemporaneamente, perché questo dà il senso eh, di quanto sia ancora nel 2016 importante non eh, distogliere lo sguardo da questi temi e da queste problematiche. Il 2016, se non ho capito male dai dati, poi eh, chiaramente ce li spiegherà meglio eh, eh, il direttore eh, dell'INAIL, ma eh, credo di aver capito che almeno per quanto riguarda eh, le morti sul lavoro siano in controtendenza rispetto agli altri anni. C'è una diminuzione delle denunce per, per incidente ma c'è un aumento delle morti eh, no, sul lavoro. Quindi questo ci dice che dobbiamo assolutamente eh, essere ancora, eh, ancora ecco, eh, attenti anche nei confronti delle malattie professionali che se non ho capito male aumentano anche le malattie professionali. Ora, eh, è sufficiente avere una giornata, è sufficiente eh, avere appunto una giornata in cui si eh, fa una riflessione tutti insieme? Ovviamente no, la riflessione deve continuare da questa giornata, deve poi essere trasposta eh, durante tutto l'anno e l'ANMIL ovviamente lo fa, quindi questo è più un monito per me stessa, diciamo, e per la classe che rappresento, che è la classe politica, che non per chi come voi, come loro e come purtroppo voi avete tutti i giorni a che fare con queste problematiche. Io voglio partire da una riflessione eh, di Giorgio Lapira. Perché Giorgio Lapira diceva che il lavoratore è anch'esso padrone dell'impresa. Padrone perché padrone del mestiere. Perché voglio partire da questa riflessione? Perché io penso che noi non possiamo eh, parlare e fare diciamo così, una riflessione sulle politiche della prevenzione e della sicurezza sul lavoro se non facciamo una riflessione su che cosa è oggi il lavoro e su che cosa sono oggi le politiche del lavoro. Eh, perché il concetto espresso dalla Pira è chiaramente condivisibile, è un'affermazione che... Sarebbe auspicabile venisse tenuta a mente sempre, ma eh, è ancora così? Siamo certi che sia ancora così? In una società del lavoro nella quale le, norme, le nuove norme che sono state adottate, è vero, hanno per una serie di eh, come dire, coincidenze, non coincidenze, ma per una serie di situazioni concordanti, ecco, hanno permesso sicuramente un aumento degli impieghi a tempo indeterminato ma bisogna andare a vedere anche in quali settori questo è avvenuto perché sappiamo bene che è avvenuto in settori la ristorazione, il turismo, i servizi in cui eh, servono eh, vengono ricercate maestranze meno professionalizzate quindi meno retribuite eh, con salari bassi appunto dove a poco effettivamente spesso serve possedere un mestiere dove spesso poco a poco serve, ehm, serve possedere anche una elevata professionalità o livelli di istruzione elevati, perché non è questo che viene richiesto dal mercato. Tant'è che molti nostri giovani, molto professionalizzati, molto, con livelli di istruzione molto elevati e molto specializzati, abbandonano il nostro paese. Allora, se come. Anche l'anno scorso abbiamo sottolineato in questa sede che il nostro Paese è un Paese all'avanguardia per quello che riguarda le norme, in quanto tali, eh, legate appunto alla eh, prevenzione, alla eh, sicurezza sui luoghi del lavoro, perché la prima legge, se non ricordo male, è del 1858 addirittura, quindi veniamo da una lunga strada fatta da un punto di vista legislativo. Oggi siamo chiamati tutti a un'attenzione particolare perché... È proprio il sentimento nei confronti del lavoro e del lavoratore che è mutato. Io noto questo nella mia esperienza di tutti i giorni, nella mia esperienza con i lavoratori che vengono a chiedere sostegno, che vengono a chiedere un aiuto, un aiuto eh, in termini legislativi evidentemente, non di, altra, non di altra natura. Certo, se non saremo in grado di recuperare come eh, società globalizzata, perché questo effettivamente siamo diventati, il dovuto rispetto per il lavoro, il dovuto rispetto per le persone, prima di tutto, che lavorano, per la loro dignità, per i loro diritti che spesso sono veramente così faticosamente conquistati, ci ritroveremo negli anni ancora a parlare in maniera forse peggiore di quanto non stiamo facendo oggi o più grave di incidenti mortali e di invalidità. La regione eh, per quanto riguarda eh, questo problema de degli infortuni e delle morti sul lavoro cosa sta facendo? Questa è una bella domanda perché la risposta più immediata sarebbe quella del gioco dello scaricabarile. Eh, non sarebbe del tutto corretto però cercare di evidenziare in maniera opportuna la differenza di competenze competenze in materia infortunistica sono dello Stato, la Regione però può fare molto, l'81 del 2008 che è un po' la Bibbia è il decreto che viene utilizzato in ambito infortunistico prevede ruoli importanti per la Regione, nella fattispecie la Regione Lazio con un comitato che ha una serie di funzioni importanti che forse sempre molto poco vengono sviluppate, in realtà già qualcosa noi nello scorso anno abbiamo avviato nel 2015 un importante aspetto che ha affrontato quello che è il discrimine per esempio che c'è tra tra forze armate, forze dell'ordine e forze di polizia locale o dipendenti pubblici che a seguito di una serie di normazioni a livello statale poi sono di fatto in difficoltà, non tanto e non solo con l'aspetto infortunistico, quanto per il riconoscimento della causa di servizio. È chiaro che sono tutti temi delicati. Purtroppo sono anche temi che non appassionano la collettività e l'opinione pubblica, lo possiamo dire senza ipocrisia, senza prenderci in giro, e quindi forse è ancora più difficile a volte riuscire a portare a compimento alcune battaglie. Credo che però l'attività la importante dell'ANMIL, sia a livello locale che a livello nazionale, siano sicuramente ottime iniziative per sensibilizzare le istituzioni, per tenere insieme persone che hanno vissuto momenti di grave disagio e di. Problemi dal punto di vista anche familiare, oltre che di salute, e per far sì che una problematica di alcuni possa diventare veramente una problematica della collettività intera. È chiaro che oggi a me fa piacere portare quello che è, non so se il contributo, ma almeno la presenza della Regione Lazio, non so se il contributo, ma perché forse ci arrivo dopo all'aspetto del contributo, ma sicuramente la presenza della Regione Lazio. Personalmente mi faceva piacere anche ascoltare l'intervento dell'On. Terrosi, ma eh, posso dire che personalmente le battaglie sono tante ancora da fare. Eh, noi abbiamo trascorso in Consiglio regionale eh, un intero anno a combattere, per esempio, perché poi le competenze effettivamente sono più statali che regionali, questo è di tutta, di tutta evidenza, ma ci sono anche, lo scoperto stata facendo in realtà, delle competenze regionali rispetto a quelle che sono entità di natura regionale. L'esempio scolastico, eh, che poi è diventato più che scolastico perché abbiamo avuto la possibilità di intervenire in maniera diretta dal punto di vista legislativo, è stato per esempio sulla polizia locale. Decreto Monti, quindi mitico governo Monti con quello che è, ha potuto rappresentare in quegli anni, si scinde in maniera eh, netta dal punto di vista legislativo. Il ruolo della polizia delle polizie locali, quindi dei giurbani e della polizia provinciale, se ci piace chiamarli ancora, ancora così, da quello che invece è il ruolo della difesa no? e quindi dalle forze dell'ordine, le forze eh, armate, eccetera. E quindi l'esempio, questo sì, scolastico che veniva fatto era quello della, eh, del sinistro stradale, oppure di situazioni di ben altra gravità arrivava la macchinina. Eh, banalizzando il concetto della polizia stradale, arrivava la macchinina della polizia locale, avveniva, adesso sembra una barzelletta se dici che le due eh, hanno fatto un incidente, ma avveniva un sinistro, c'era una problematica di natura eh, di sicurezza sul luogo di lavoro, la macchinina e quindi l'agente di polizia stradale era tutelato, tutelato. nell'infortunio sul lavoro, la polizia locale no. E quindi L'assurdo di vedere in Italia ancora sulla questione delicata degli infortuni sul lavoro elementi di grave discriminazione, elementi che in virtù o a causa di un eh, impianto normativo mai profondamente coordinato, mai profondamente applicato nella esigenza, nella tutela più profonda, eh, che è quella del diritto di poter lavorare in maniera sana, in maniera la più sicura possibile, ancora oggi nel 2012-2013 e gli effetti li viviamo ancora nel 2014-15-16, ancora questioni che eh, tendono a discriminare un lavoratore piuttosto che un altro nell'esercizio eh, del proprio lavoro, della propria eh, professione. Siamo intervenuti, caro onorevole Terroci, eh, eh, in, in, in legge di stabilità. Siamo riusciti a intervenire adesso, adesso tra eh, Regione Lazio e Inail. Si sta sviluppando quello che io ho chiesto. Insomma, il mio emendamento puntava a questo: una convenzione. Abbiamo istituito un fondo. Ci abbiamo ficcato pure dentro 300.000 euro, che di questi tempi eh, insomma, poco non è. Il problema è che tra eh, Inail e Regione. Ci stiamo incartando, forse non è la prima volta, però tra inail e Regione ci stiamo incartando perché eh, non si riesce bene a comprendere quali siano gli spazi e i limiti della regione rispetto a tematiche che hanno una competenza eh, statale e certamente l'INAIL non può essere, tra virgolette, imbrigliata, non può essere vincolata da una legge regionale essendo un ente non dico di natura superiore, ma certamente un ente eh, di rango statale. Quindi ecco la burocrazia. No, come a un certo punto continua a prevalere sulle eh, tematiche di, eh, anche di buonsenso se vogliamo anche di eh, quotidianità sui luoghi di lavoro si parla sempre di burocrazia che in questi casi anche per quanto riguarda una possibile collaborazione tra regione Lazio e Inail rende tutto più difficile si può superare questa, questa impasse questa non è una domanda difficile ma è una domanda cattiva in realtà ci stiamo provando, ci stiamo provando. Vero è che l'INAIL essendo ente eh, statale di caratura nazionale eh, non è e non può essere certamente vincolato da una norma regionale, però eh, in legge di stabilità abbiamo costituito questo fondo eh, speciale, eh, peraltro ha una capienza eh, rilevante di 300 mila euro. Quindi, eh, vero è che nessuno degli enti regione o inel si deve sentire eh, vincolato ma penso che quando c'è una disponibilità anche economica in una fase poi eh, particolare come questa credo che pur non sentendosi nessuno vincolato ma ci possa essere il piacere e anche il dovere da parte delle istituzioni di fare un passo in avanti di perdere magari qualche eh, grado no? eh, dal punto di vista dell'orgoglio di ente pubblico e cercare di collaborare per davvero con altri enti per poi portare eh, risultati e eh, eh, momenti di maggiore serenità a persone che hanno vissuto sulla propria pelle con le loro famiglie momenti di grandissimo disagio come quello, quelli derivanti dagli infortuni sul lavoro. E oggi diciamo, viene dedicata e viene celebrata una giornata a coloro che hanno dato il loro estremo contributo, qual è il sacrificio della loro vita e soprattutto è quello di, come ha detto prima l'onorevole, di mettere al centro la persona e la sua dignità, perché in effetti l'Istituto da quando è nato non ha fatto altro che ovviamente mettere al centro e soprattutto intervenire laddove ci fosse il reale bisogno nei confronti di chi, oltre a lavorare, fosse diciamo, rimasto vittima o di una menomazione oppure, come dicevo prima, all'estremo sacrificio della vita. Leggerò quindi anche per dare una, diciamo, una lettura eh, puntuale eh, sul dato statistico Inail, eh, tenendo, tenendo conto che i dati che ovviamente vi leggerò sono stati quindi tratti dalla fonte banca dati statistica. Vi rubo 4-5 minuti, però secondo me portare all'attenzione diciamo, eh, in questa occasione del dato Inail, così come viene costruito nella sua specificità, Può essere anche utile per dare quindi un maggiore contributo in questa occasione. Quindi, partendo dal fatto che questa giornata, questa 66esima giornata, non può che prescindere, come dicevo, dalla lettura e dall'analisi del dato infortunistico e quello relativo anche alle malattie professionali. Nel 2015 sono stati denunciati tutte le gestioni, industria, servizi e conto stato 2171 infortuni che, ovviamente nella provincia di Viterbo che comparati con il 2014 evidenziano in termini generali una contrazione del fenomeno infortunistico pari al 9 meno, meno 9,3%. Quindi il trend della diminuzione infortunistica riprende eh, il dato nazionale, cioè una diminuzione diciamo, del dato infortunistico. Anche riguardo agli infortuni avvenuti in occasione di lavoro, si è confermato il trend di diminuzione, meno 9,2%. Infatti, nel 2015 gli eventi denunciati nella provincia di Viterbo sono stati pari a 1916, a fronte di 2.082 del 2014. In relazione poi agli infortuni accaduti in ambiente ordinario di lavoro, esempio fabbrica, cantiere, terreno agricolo, i dati statistici concernenti il 2015 sottolineano un calo del 9,1%, in controtendenza, gli stradali occorrono nel mezzo di trasporto, ossia avvenuti in attualità di lavoro nell'ambito delle mansioni specifiche e lavorative espletate sulla strada, ad esempio l'evento subito da conducenti di autobus in linea, sono aumentati nella misura percentuale dell'8,6%. Ciò cioè si su basa sul fatto che nel 2015 sono stati 76 infortuni contro i, 20, i 66 dell'anno precedente. Gli infortuni in itinerari, cioè quelli. Che sono avvenuti nel, durante il tragitto casa-lavoro casa, hanno subito una, una minore flessione rispetto a quelli occorsi in occasione di lavoro. Infatti, 245 nel 2015, 251. Volevo specificare, ho fare riferimento che una cosa è l'infortunio in itinere, cioè qua che avviene nel momento in cui il lavoratore raggiunge da casa giunge il posto di lavoro o viceversa. Altra cosa è l'infortunio che subisce il lavoratore mentre sta utilizzando, utilizzando il mezzo di trasporto, Ho fatto ad esempio il conducente di un autobus. Questo per capire bene qual è l'ambito in cui noi andiamo diciamo, a, eh, a trovarci. Dal punto di vista del settore... Di attività economica, il dato statistico evidenzia che il ramo industria servizi è il, più è il settore in cui è avvenuto il numero più elevato di eventi lesivi, pari a 166, e che questo l'ha registrato in particolare il settore delle costruzioni. Ancora una volta il settore delle costruzioni purtroppo acquisisce il primato in termini infortunistici. Tuttavia tale dato rimane sostanzialmente invariato, anche se in leggerissima riduzione rispetto al 2014. Con riferimento al settore agricoltura, nel 2015 sono verificati 279 infortuni, un in leggero aumento rispetto al 2014. Dei 279 infortuni, 44 sono avvenuti nel comune di Viterbo. Sotto il profilo degli infortuni mortali, si evidenzia nel 2015 un più che significativo aumento dei casi mortali, tenuto conto che i casi denunciati relativamente a tutte le gestioni nel 2015 sono stati 11 a fronte di 5. Del 2014. Di questi, avvenuti, di questi dieci, sono avvenuti in occasione di lavoro e, precisamente, sette in ambiente ordinato di lavoro, esempio in un cantiere. E tre con l'utilizzo di mezzo di trasporto, esempio guida di un auto articolato. Dalla lettura dei dati statistici, distinti per ramo nonché per settore di attività economica, si evince che, nel ramo industria e servizi, il settore delle costruzioni è, st è stato quello che ha registrato il maggior numero di eventi mortali. Tre. Per quanto invece concerne gli eventi mortali nel settore agricoltura, si fa presente che nel 2015 si è verificato un solo caso mortale, così come è avvenuto nel 2014. Qual è lo stato dei lavori? Com'è lo stato del, della qualità del lavoro nella provincia di Viterbo e a Viterbo? Ma per quanto riguarda l'INAI, le posso dire che c'è particolare attenzione nei confronti dei nostri assistiti, o meglio assicurati affinché loro possano diciamo, avere nel più breve tempo possibile, tenuto conto della, sempre del, dell'aspetto istruttore burocratico, diciamo, tutto ciò che serve ai fini di supportare le loro esigenze e conseguentemente di poter avere l'indennizzo nei termini previsti. Come, mh, siccome ci sono dei numeri naturalmente che voi avete proposto anche in questo, in questo convegno, si può dire che la provincia di Viterbo a che livello è rispetto all'Italia? Ma, eh, possiamo dire che il, la, la, la provincia di Viterbo dal punto di vista degli accadimenti infortunistici rientra un pochino diciamo, nello diciamo, stesso trend in eh, diciamo, diminuzione e in contrazione eh, come su scala nazionale. Per converso c'è un andamento infortunistico, diciamo, incremento più del 50% per quanto riguarda i casi mortali. Da banca di statistica, che è la fonteina dove, dove provengono i dati, in effetti da eh, 5 infortuni mortali nel 2014-2015 ci sono stati 11 accadimenti mortali, quindi purtroppo c'è stato un aumento e questo è, diciamo, è un elemento eh, abbastanza diciamo, significativo. Io volevo dire solo una cosa, mi, faccio, mi rifaccio allo slogan che ha scritto sul manifesto perché ci ho tenuto tanto che quelle, che quelle parole fossero scritte lì. Non perdiamo altro tempo, ci dovete aiutare a migliorare le nostre condizioni e dobbiamo lavorare in sinergia perché è quella che manca adesso, è quella che non riusciamo a metterci insieme e, e, e a portare a, alla fine un lavoro pulito che serva a migliorare le nostre condizioni. Io vi chiedo solo che è questo. Grazie. Una giornata che ha dimensioni nazionali, come nazionale, è la piaga dell'insicurezza che continua a costare al nostro Paese. Ancora troppe vite. Un pensiero di vicinanza e ricordo va quindi, prima di ogni altra cosa, ai nostri familiari, colleghi coinvolti in questi tragici eventi, affinché nessuno possa dimenticare il valore della sicurezza e, soprattutto, gli effetti drammatici della sua inosservanza. Negli ultimi anni abbiamo registrato una costante riduzione degli infortuni sul lavoro, sia pure favorita dalla forte crescita economica, già nel corso del 2015, alla luce dei dati che l'INAI ha registrato mese dopo mese. In base alle denunce di infortuni mortali ricevute abbiamo nutrito la forte preoccupazione di questa tendenza alla diminuzione si fosse interrotta. E purtroppo i primi otto mesi del 2016 tornano a preoccuparci. Dopo i segnali negativi registrati nei mesi precedenti, anche nelle rivelazioni dei dati del 31 agosto. Risulta una preoccupante crescita degli infortuni sul lavoro. Nel periodo 1 gennaio e 31 agosto 2016 sono stati denunciati 416.740 infortuni in crescita di circa 6.500 unità rispetto alle 410.427 dello stesso periodo dell'anno precedente. L'incremento pari all più all'1,6%. Segnerebbe, se confermato dalle successive rivelazioni mensili dell'anno in corso, l'inversione di un andamento decrescente dal 2001 anno in cui si registrarono oltre un milione di infortuni sul lavoro. Un dato del tutto inaspettato, dunque che si va ad aggiungere peraltro ai deludenti risultati sui morti del lavoro del 2015, presentati nella recente relazione annuale INAI, che hanno fatto registrare un aumento dell'8,2% delle denunce e una sostanziale stabilità dei morti accertati dall'INAI ma che a consuntivo finale, secondo le nostre esperienze statistiche, saranno destinati a segnare anche a essi una crescita di rilievo. Appare evidente inoltre che il caro dell'occupazione verificatosi negli anni della crisi abbia avuto un ruolo significativo nella diminuzione del numero degli incidenti, mentre dell'attuale aumento degli occupati sembra corrispondere un maggior numero di infortuni e c'è da tenere conto che negli ultimi decenni l'occupazione si va via via spostando dai settori tradizionalmente a maggior rischio come l'edilizia. E la metalmeccanica verso il mondo del terziario. Quindi occorre moltiplicare gli sforzi per diffondere ovunque quella cultura della sicurezza che da sempre andiamo predicando: che si può raggiungere solo con un'opera concreta e continua di informazione, formazione e sensibilizzazione, affiancata ad una rigorosa attività di controllo per constatare quelle forme diffuse di in civiltà ancora presenti in varie aree del paese, come il caporalato, lo sfruttamento e il lavoro nero. A tale proposito nella relazione annuale dell'INAE nel 2015 risulta che l'87,4% delle aziende ispezionate dall'istituto, i cui addetti si occupano appunto di verificare la regolarità contrattuale e contributiva della posizione dei lavoratori, sono risultati irregolari. Ci auguriamo che la nascita dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che a breve dovrebbe avviare ufficialmente la sua attività, possa contribuire a far emergere le tante situazioni di irregolarità, con controlli migliori e più efficaci che siano in grado di individuare la fonte di rischio prima del verificarsi di un infortunio. Di un infortunio. L'ANMIL da parte sua continuerà l'opera di sensibilizzazione sia nei luoghi di lavoro che a monte, nelle scuole, dove si forma la coscienza sociale dei lavoratori di domani e si pongono le basi per una cultura della sicurezza profondamente radicata. La nostra esperienza finora è stata molto positiva e ci auguriamo di poter avere sempre più occasione per portare la nostra testimonianza diretta di infortunati condividere le nostre storie che più di ogni nozione te teorica possono suscitare interesse da parte degli studenti. Altrettanto urgente per la nostra categoria è risolvere le criticità esistenti in tema di tutela assicurativa che in quest'ultimo anno l'ANMIL è riuscita ad ottenere importanti risultati. Fra, prima, fra tutti l'introduzione a decorrere dal 2016 di un meccanismo di rivalutazione automatica del danno biologico, dopo una battaglia durata 15 anni purtroppo, come vi sarete accorti anche con riferimento alle altre prestazioni in l'attuale congiuntura economica che non ci ha permesso di vedere quest'anno gli immediati effetti di questa importante dimostrazione. Come sapete la variazione dei prezzi al consumo calcolata dall'Istat è utilizzata per determinare la percentuale di rivalutazione. Quest'anno è stata negativa e di conseguenza tutte le prestazioni economiche sono rimaste invariate. Ciò non toglie che si tratta per la nostra categoria di, un fon di una fondamentale. Fondamentale conquista che ci permetterà, appena la situazione economica sarà migliore e probabilmente già dal prossimo anno, di poter contare su prestazioni sempre più adeguate al, nostro, al costo della vita. Ha inoltre iniziato a delinearsi compiutamente la nuova normativa in materia di rinseramento lavorativo delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali oggetto di un intervento dell'ANMIL sulla legge di stabilità del 2015 che ha riconosciuto l'INAI come soggetto incaricato del rinserimento della integrazione lavorativa degli invalidi del lavoro, un tassello ancora mancante ma fondamentale nella tutela globale che ha nell'INAI il suo punto di riferimento l'INAI ha da poco iniziato a dare attuazione concreta a queste disposizioni con una serie di interventi diretti a favorire la conservazione del posto di lavoro nell'azienda di provenienza ma l'ANM chiede anche a queste misure di prima attuazione, segua una riflessione specifica anche con riferimento ai casi in cui la permanenza in azienda dopo l'infortunio non sia più possibile, sia quindi necessario ricollocare i lavoratori infortunati in un contesto lavorativo diverso da quello originario, consapevole del fatto che in pochi casi purtroppo la conservazione del posto nella stessa azienda è concretamente possibile. Oggi infatti circa il 93% degli incidenti sul lavoro avviene in aziende di piccole dimensioni che hanno grandi difficoltà a mantenere in attività un lavoratore infortunato ed adibirlo a mansioni differenti. Inoltre ci sono da oggi circa 15.000 invalidi al lavoro iscritti nelle liste per il collocamento mirato che attendono di essere rinseriti nel mondo del lavoro. Stiamo quindi lavorando con l'INAIL con proposte concrete affinché sia trovato quanto prima una soluzione anche per questi casi. Il rientro al lavoro dopo l'infortunio o in presenza di una malattia professionale è un obiettivo fondamentale per i lavori che si inserisce anche nel più ampio tema della riforma del mercato di lavoro. Oggi, a livello territoriale, dopo la perdita di competenza da parte dell'amministrazione provinciale, c'è ancora molta incertezza. Il quadro dei servizi per lavoro è complesso perché non è ancora decollata concretamente l'ANPAL, l'Agenzia Nazionale, che dovrà svolgere il, il ruolo di coordinamento, il un quadro complessivo. Che preoccupa molto le categorie deboli e sul quale bisogna lavorare velocemente e concretamente per costruire una rete efficiente tra pubblico e privato. Altra fondamentale battaglia vinta negli ultimi mesi è stata quella relativa alle riforme dell'ISEE. Come tutti ricorderete, la riforma dell'indicatore aveva inserito la rendita INAI insieme alle altre prestazioni. Previdenziali e assistenziali per la disabilità tra i redditi rilevanti al nucleo familiare, in palese violazione del principio secondo il quale tali benefici non possono essere considerati come ricchezza per chi li percepisce. Anzi, grazie alle nostre sollecitudini, la vicenda si è conclusa positivamente con la sentenza del Consiglio di Stato che ha riconosciuto l'illegittimità del regolamento. Al momento è in vigore una disciplina transitoria che esclude le prestazioni per l'invalidità del calcolo dell'ISE e si attende che alla normativa sia data nuova e compiuta regolamentazione con uno specifico provvedimento. Su questo punto resta l'obiettivo dell'ANME, il riconoscimento legislativo della natura giuridica indennitaria della rendita INAI, fondamentale per scongiurare ogni possibile provvedimento diretto a dare valore reddituale a questa prestazione, in osservanza di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale ed amministrativo. Tra poche settimane poi inizierà la, FES, la fase di elaborazione della legge di stabilità del 2017, e proprio in quella sede l'ANMIL riproporrebbe alcune delle sue principali battaglie in favore della categoria. A partire da quella relativa al sistema degli indennizi, l'abolizione del divieto di cumulo tra prestazioni INPS e INAIL relativi allo stesso evento invalidante, l'adeguamento della normativa in tema di assistenza. Personale continuativa, l'abbassamento del grado di manumazione dell'indennizzo in eh, rendita dall'attuale 16% all'11% per garantire ad un numero maggiore di infortunati un sostegno economico per tutta la vita con connessa presa di carico continuativa da parte dell'INAI. Più in generale riteniamo ormai da diverso tempo che la normativa assicurativa andrebbe complessivamente rivista. Parliamo infatti di un testo unico che risale al 1965, nato in un contesto socio-economico molto cambiato. Oggi dobbiamo confrontarci... con concetti come la flessibilità del lavoro, sia dal punto di vista contrattuale, sia per quanto riguarda le concrete condizioni lavorative e con dinamiche sociali del tutto nuovo, che stanno trovando solo oggi la loro dimensione legislativa. Per questo da parte di molti, e dell'ANMI in particolare, che si è da tempo sollecitata all'emanazione di un nuovo testo unico, che in una continuità quella, su quella prevenzione, restituisca coerenza complessiva al sistema e permetta quindi di inserire in un nuovo ed organico contesto proposte di adeguamento e riforma in cui ormai si avverte fortemente l'esigenza. La priorità dovrebbe essere quella di ampliare la, la copertura assicurativa a categorie che oggi sono escluse come esempio gli studenti vigili del fuoco e le partite IVA. Sul fronte pensionistico, inoltre, sarebbe auspicabile l'introduzione di una percentuale differenziata per gli invalidi del lavoro che intendono usufruire del prepensionamento, di cui la legge 388 del 2000 attualmente del 75% per tutte le categorie di disabili. Con un'operazione analoga a quanto già previsto per la gestione grandi invalidi e coerentemente con quest'ultima la percentuale minima potrebbe essere fissata agli invalidi del lavoro al 60%. Alcuni degli importanti temi richiamati sono stati fatti oggetto di una petizione popolare promossa dall'ANMIL e, e diretta a sollecitare interventi come il riconoscimento di un indennizzo ai genitori dei lavoratori che abbiano perso la, la vita a causa di un incidente o di una malattia professionale che non abbiano familiari a carico. Una maggiore attenzione alla prevenzione degli infortuni al femminile al più stretto collocamento tra la scuola di ogni ordine e grado, il mondo di la del lavoro in ottica di prevenzione. La petizione è partita dall'aprile scorso e ha già raccolto numerose adesioni. Se vorrete oggi avrete la possibilità di dare anche il vostro contributo sottoscrivendola nell'apposito spazio dedicato nel corso di questa giornata. Conclusa la raccolta delle firme, la petizione verrà formalmente consegnata ai presidenti di Camera e Senato. Vi ringrazio quindi per il supporto che vorrete darci, fondamentalmente per far arrivare il nostro messaggio alle istituzioni, al Parlamento, lottare insieme la nostra forza e con questo spirito adesso dobbiamo continuare a proseguire i nostri obiettivi che sono ancora molti e impegnative. Io ringrazio tutti voi della partecipazione e di nuovo buona giornata. Preparare un discorso per voi è quasi inutile perché con qualcuno ci vediamo spesso, qualcuno un po' di meno. Io volevo solo riprendere alcune cose che ha detto anche uno, volevo sono anch'io molto contenta che oggi sono qui con due direttori, uno del passato e uno del presente. Ma è anche quello che ha detto il nostro direttore: è quello di sottolineare che l'Inele è accanto a, a voi lavoratori, perché sin dall'inizio della sua storia i lavoratori sono, stati, sono il centro del nostro operare e le vostre storie, quindi, non siete per noi dei numeri. Non siamo come un'amministrazione che guarda solo i numeri, ma sono le vostre vite, le, le vite delle vostre famiglie. E tutto il nostro operare gira intorno a questo, a quello di venire, di creare con voi una realtà di cittadinanza migliore. E questo è vero, come ha detto il nostro direttore, che è il nostro agire, è quella della presa in carico e la vostra tutela globale, ma non solo di chi si è già fatto male sul lavoro, ma soprattutto di chi inizia a lavorare, chi studia. L'altra cosa è quello che dicevamo, ha detto anche la Presidente Femminella, era quello di collaborare, quello di collaborare con le associazioni. E quindi possiamo ricordare con Enzo Viventi quanto abbiamo collaborato negli anni per portare alle scuole il discorso della sicurezza, di raccontare ai giovani come si lavora e quali sono i rischi sul lavoro. Quindi, quante volte qualcuno di voi ci ha accompagnato nelle scuole anche il signor Paolo Baroncini ci ha accompagnato per spiegare bene ai giovani e la cosa che abbiamo visto, quanto i giovani hanno bisogno della vostra testimonianza, del vostro racconto, perché noi un po' tecnici siamo troppo freddi e siamo noiosi spesso. La vostra presenza è fondamentale. Quest'anno è il terzo anno che facciamo la sicurezza sul lavoro nelle scuole. Abbiamo iniziato dalla terza elementare, terza, quarta. Quest'anno è l'ultimo anno, il quinto anno. Noi forniamo dei libri alle scuole. In questo contesto, noi, io ho scelto la scuola di Montefiascone, che giustamente è il mio paese, gli altri non li conoscevo e quindi mi sono. Eh, appoggiata a Montefiascone. Hanno fatto due anni, quest'anno è l'ultimo anno e poi verranno dati dei patentini ai ragazzi che hanno frequentato questo corso. Quanto è importante quindi far conoscere ai bambini a chi ha più più piccolo di età il valore eh, di questa associazione. È importantissima perché poi i bambini vanno nelle case, ne parlano con i genitori, sai, el, devi stare attento perché se cadi dalle scale può succedere oppure se vai, quindi i bambini portano quello che hanno appreso nelle scuole, dentro le famiglie e quindi la prevenzione credo a quel punto ci sia. Il sistema paese è quello di, è per consentire quindi una, una migliore diciamo, eh, una, una, una riduzione del fenomeno, non è, bisogna passare sicuramente eh, attraverso quindi, eh, una propagazione più della cultura della prevenzione, attraverso anche il, la scuola perché eh, partendo diciamo, dai giovani, partendo diciamo, eh, dalle leve che saranno un domani la classe diciamo così, eh, che porterà avanti il nostro paese, sicuramente è fondamentale che loro acquisiscano il, eh, quelle basi di prevenzione e di poter, poter far sì che quelle, con quelle nozioni possano quindi anche eh, portare avanti il discorso della riduzione. Perché l'INAI sta eh, ovviamente eh, intervenendo anche con sistemi di finanziamento. Eh, attraverso il finanziamento alle imprese, piccole e medie imprese o le imprese in generale, eh, al fine di ridurre quanto al massimo il, diciamo così, eh, gli eventi infortunistici, dotandoli quindi finanziandosi a eh, contributo senza diciamo, a interessi zero e, senza, diciamo, e con un contributo diciamo, eh, senza restituzione, quindi eh, di poter quindi consentire alle imprese di poter eh, diciamo, migliorare il loro sistema di sicurezza. Discorso dello sport come terapia. Voi sapete che nel dopoguerra il professor Gutman in Inghilterra adottò per i soldati che ritornavano dalla guerra lo sport come riabilitazione, non solo del fisico, ma soprattutto dell'anima: quella di riprendere tutta la propria forza e di riscoprire che nonostante il danno che il malo lavoro aveva provocato, la guerra aveva provocato, c'era ancora dentro una grande forza. Oggi noi diciamo la resilienza quella risorsa che ognuno di noi ha dentro, che, non è, che è oltre quello che noi siamo, oltre il danno che possiamo subire. Abbiamo un valore interno molto più grande. Quindi l'Inail, con il suo primario, il professor Maglio, aveva importato, aveva sperimentato questo sport. e Molti di voi si ricordano ancora di Villa Marina, che era Ostia il nostro centro di riabilitazione e da lì nacque il sogno delle prime Paralimpiadi a Roma nel 1960 e ancora ci rimangono nel cuore no? la gioia delle ultime Paralimpiadi a Rio dove l'Italia delle Paralimpiadi ha primeggiato più dell'Italia, più delle Olimpiadi. No? La cosa che noi diciamo è che dal 2000 l'INAI ha ripreso in mano tutto il suo patrimonio storico e ha potenziato il suo servizio sociale mettendo al centro i vostri bisogni e la vostra necessità. Abbiamo eh, saputo dalla, dalla Presidente dell'Associazione che quest'anno ci sarà questo importante avvenimento a dicembre a Montalto eh, di Castro. Come è nata l'idea dato che sappiamo che sei tu l'organizzatore, sei tu colui che c'è dietro? Una pedina diciamo perché l'organizzatore più che altro è il primo danese, il Presidente nazionale. L'idea è nata tutta da lui. Si svolgerà la gara si svolgerà il 6 novembre a Montalto di Castro Marina e sarà valevole per finare il campionato italiano di società sportiva e primo campionato regionale Amni Sport Italia. Abbiamo numerosi atleti che dovrebbero venire, abbiamo contato una settantina 80 atleti da tutte le regioni d'Italia, di cui vari campioni anche a livello olimpico e paralimpico. Vediamo, è la prima volta che facciamo una cosa del genere, speriamo che riesca bene. I presupposti sono tutti quanti, anche Montalto ci ha dato una mano forte a sviluppare questa gara, l'AMNI di Viterbo anche ha dato una mano forte. Siamo tutti uniti, vediamo cosa riesce. Ma quest'anno, nell'anno scolastico 2015-2016, abbiamo collaborato con il Paolo Savi per un progetto proprio sul, eh, sullo sport, per far conoscere anche il mondo paralimpico dello sport e questo ha avuto un grosso risultato perché abbiamo ospitato nella sede Ina un incontro con alcuni giovani del Paolo Savi e con sempre il signor Paolo Baroncini per raccontargli anche quest'altro versante dello sport, che un infortunio, anche se grave, anche se limitante, non blocca la vita, non finisce la vita. La vita ha un valore nonostante tutto. Se noi lo sappiamo bene, voi lo sapete bene, soprattutto a chi è accanto, a chi ha avuto un infortunio grave, quanta... Quanto è duro, quanto è faticoso riregistrare tutta la famiglia e questo noi vi siamo accanti, siamo sempre a vostra disposizione perché sappiamo che non è solo chi ha un infortunio, che no. ha l'infortunio. E ricordiamoci anche che io conosco personalmente gente che ha 40, 50, 60 anni, che sono anni che non esce da casa, che è limitata nelle proprie case con la vergogna e la paura ancora del timore di farsi vedere dalle altre persone, non di, di uscire, di farsi solamente vedere. È una cosa molto depurevole questa per la, la vita umana, no? E non c'è nessun modo di portare queste persone allo scoperto, diciamo, con l'attività o con eh, l'uscita in, in città e tutto quanto, perché ormai nella loro, nel loro mente è radicata la loro vita che è finita. Non c'è più niente che li porti a portare alla vita che era, una vita differente come quella che sto facendo io. Gli eventi che fanno da crollare a questa associazione sono tanti, come per esempio questa corsa. Ah, noi stiamo organizzando, grazie a Paolo Baroncini, stiamo organizzando eh, la corsa della in bike a Montalto Marina, che è il 6 di novembre, eh, ci sono gli atleti da tutta Italia, quindi è un lavoro immane. Io ringrazio infinitamente Paolo che ha dedicato anima e corpo a questo evento e eh, quindi noi siamo orgogliosi. Eh, di fare questo evento. Mi rendo conto delle grandi difficoltà che si incontrano una volta che una persona è stata rinunciata a una patologia e ha dovuto poi lasciare noi per quanto riguarda l'invalido per servizio il proprio lavoro dove credeva, dove effettivamente si era anche arruolata 17 anni, 18 anni e ricominciare poi una nuova vita al di fuori nella società civile. Non è stato facile, non è ancora facile perché poi, specialmente con l'ufficio di collocamento, che io ribadisco questo perché me ne tengo molto a cuore, oggi il lavoro non c'è più, e effettivamente anche per noi è diventato ancora molto più difficile l'inserimento e si trovano persone che lasciano questo posto di lavoro ancora giovani con una pensione poi effettivamente no? molto risorda per portare avanti la famiglia e a livello psicologico diventa molto difficile. Difficile anche portare avanti le associazioni, sì, per gli iscritti, perché poi gli iscritti vanno sempre purtroppo a mancare, sono sempre di meno. E Le difficoltà poi per reggere un'associazione così non sono poche. I contributi, poi qui meglio di, eh, l'amico non lo sa nessuno, vengono effettivamente sempre di meno. E Dunque noi facciamo molto fide su, mh, ci affidiamo molto a voi su questa cosa qua. Ecco sugli iscritti, perché gli iscritti sono importanti, siete voi che tenete in mano la situazione, siete voi che ci aiutate, siete voi che aiutate gli altri. Eh, siamo una grande famiglia, ecco, famiglie diverse su tutti gli aspetti dell'invalidità, perché magari in, riscontrate in modo diverso, ma è una famiglia unita.